Buon pomeriggio, benvenuti a tutti i partecipanti. E oggi, diciamo, in questa sessione si presenta il corso di laurea triennale di primo livello di ingegneria chimica e alimentare. Gli speaker che vedrete sono tre, e uno sono io, sono il professor Raffaele Pirone, che diciamo, sono un ordinario di chimica industriale, quindi mi occupo di quelle materie, ma soprattutto sono il coordinatore del Collegio Ingegneria Chimica e dei Materiali da 5 anni. E con me è l'ingegner Alessandro Monteverde, che è il Buongiorno. referente dell'orientamento. Vai Alessandro, presentati. Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. Sono, come diceva il professor Pirone, sono ingegnere chimico, laureato in ingegneria chimica in un'università cattolica di Valparaíso, del Cile. Sono venuto in Italia per fare un dottorato, ho avuto la possibilità di fare ricerca in diversi posti come il Canada, anche in Europa, e sono rimasto in Italia per continuare la mia ricerca e innovazione. Insieme a noi c'è anche la professoressa Deborah Fino. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Sono Deborah Fino, sono ordinario di impianti chimici e mi occupo di processi sostenibili e valorizzazione di scarti industriali. Dal 2015 sono membro del Green Team, che è una squadra di Ateneo che si occupa di portare avanti la missione di sostenibilità universitaria e ci occupiamo di affrontare sfide ambientali e sociali e vi auguro un buon proseguimento di questa presentazione. Allora, diciamo, io mi avvarrò molto della consulenza del nostro responsabile referente dell'orientamento, che è appunto l'ingegner Monteverde, che ci deve subito spiegare che cosa significa l'ingegneria chimica, soprattutto per gli studenti che ci stanno guardando, che sono studenti di scuola superiore. Bisogna adesso, diciamo, cercare di spiegare bene di cosa stiamo parlando, ecco. Certo, proverò a spiegarvi. Primo è introdurre il concetto cosa è l'ingegneria chimica alimentare. Ma in realtà l'ingegneria chimica alimentare combina in modo creativo principalmente le tre scienze di base, chimica, fisica e biologia. E anche con le discipline ingegneristiche, ovviamente per rispondere alle esigenze del mondo, creando nuove tecnologie e migliorando anche quelle esistenti, ma sempre con una visione di sostenibilità per il mondo che verrà. Ma principalmente gli ingegneri chimici stanno sempre migliorando costantemente la nostra vita, la qualità di vita, e ovviamente tenendo in considerazione e salvaguardando il nostro ambiente. Eh beh, sei bello ambizioso, Alessandro, diciamo, con queste frasi. Fammi capire quali sono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, oppure che noi docenti dobbiamo raggiungere formando questi studenti, così poi loro capiscono che cosa stanno scegliendo di diventare. Certo, diventare ingegnere chimico è un ingegnere di processo, o industriale, che come dicevamo prima è un ingegnere che combina l'ingegneria e la scienza. Ma anche sicuramente potresti progettare processi innovativi più efficienti e gestire quelle esistenti di maniera sicura, così non avvengono incidenti, ma soprattutto è assicurarle dal punto di vista ambientale per le persone e per le cose. E soprattutto lo scopo è valorizzare le vostre idee e applicandole ovviamente alle conoscenze acquisite, e che sicuramente saranno le vostre conoscenze o le vostre interessi molto peculiari. Saranno sicuramente importanti e l'ingegneria chimica vi darà gli strumenti per portare le vostre idee fuori del laboratorio al mondo. Grazie all'ingegneria chimica voi potete ovviamente applicare le conoscenze per diventare un'idea, una realtà industriale. E inoltre, ovviamente l'ingegnere chimico è un ingegnere universale, cosiddetto, che è un ingegnere che può praticamente essere applicato in qualsiasi compartimento perché le sue conoscenze sono di base molto forte. E dimmi però anche una cosa, lo studente della scuola superiore vuole venire all'università, però è abituato alla sua classe, ai suoi docenti,
Invece adesso vieni all'università, ci spieghi un attimino come studia, come si estrinseca proprio, diciamo, il processo di studio, di insegnamento e di studio. Certo, in realtà il percorso è stato ovviamente aggiornato negli anni e ultimamente la interazione chiaramente sulla lezione frontale esiste e esisterà ovviamente sempre, ma soprattutto ci ha dato uno spazio molto ampio sulle le pratiche di laboratorio dove il studente imparerà facendo e imparerà mentre facendo. E questo avverrà ovviamente con un gruppo dei studenti che di modo sinergico potranno condividere le loro idee. Questo è quello che verrà veramente nella sua attività reale in un'industria. Lui si troverà con ingegneri diversi e dovrà ovviamente condividere i pensieri e arrivare a un obiettivo comune. E per quello che l'ingegnere chimico cerca sempre il ponte tra la scienza e l'applicazione per formare ovviamente ingegneri più versatili in grado di proiettare i processi, i prodotti più sostenibili. Quindi sono ingegneri versatili, sono ingegneri che sanno fare di tutto un po', ma non è che poi magari sanno fare di tutto un po', ma niente bene, diciamo. Spieghiamo no, bene questo. No, in realtà anche l'ingegnere chimico riesce ovviamente a esplorare e sviluppare nuove tecnologie, però questo avviene grazie alle conoscenze base dell'ingegneria chimica, che riesce ovviamente a trasmettere queste conoscenze e addirittura preparare all'ingegnere per prevedere quello che verrà. Inoltre, da solito la maggioranza dei nostri ingegneri chimici si trova impiego sul sviluppo di strategie industriali. Chiaramente anche l'ingegnere chimico può valutare gli impatti sociali, ambientali e di sicurezza, ma non solo l'ingegneria chimica, sino che di tutti gli ambiti ingegneristici. Ah, questo è il piano di studio, diciamo, quindi bisogna poi sostenere gli esami, sì. O no? Sì, no, certo, il piano di studio in realtà è diviso in 3 anni, dove principalmente il primo anno sono 6 insegnamenti, il secondo anno sono 8 insegnamenti e il terzo anno sono 6 insegnamenti. Ma scusa, ma Raffaele, professor Pirone, ma lei è il coordinatore del collegio, dovrebbe spiegarmi più approfondito cosa vuol dire questo? Certo, tu hai studiato in parte qui e in parte in Cile, poi sei stato in giro, quindi forse è meglio che spieghi io esattamente che cosa c'è nei 3 anni. Nel primo anno, chiaramente noi, proprio come Politecnico Torino, cerchiamo di dare una formazione di base a tutti gli ingegneri e una formazione comune a tutti, uguale quindi per tutti. Devo dire che fino all'anno scorso era proprio esattamente uguale per tutti, da quest'anno un insegnamento comincia a essere caratterizzato su ogni corso di studi, diciamo, quindi noi avremo un insegnamento di chimica organica e un secondo insegnamento di chimica, perché gli altri 5 comuni a tutti sono appunto un primo insegnamento di chimica e poi gli insegnamenti di base classici dell'ingegneria, l'analisi matematica, la fisica, l'informatica, l'algebra lineare, la geometria. E sostanzialmente con questo secondo però insegnamento di base sulla chimica organica si completa, finisce anche, diciamo, l'insegnamento della chimica generale, un corso di laurea che si chiama ingegneria chimica, ma diciamo semplicemente perché non siamo mai stati così bravi a trovare un nome più calzante. In realtà questo poi magari nelle domande lo svilupperemo, il nostro corso di laurea è molto diverso da quello di chimica, quindi è ingegneria industriale, è ingegneria di processo, è ingegneria che strizza l'occhio alla chimica, facciamo un esame di chimica in più, però sostanzialmente noi studiamo le materie di base, anche al secondo anno continuiamo a studiare le materie di base, per esempio c'è un secondo esame di matematica, c'è un secondo esame di disegno, c'è un esame un secondo esame di fisica, poi un esame di disegno, e poi c'è anche un insegnamento che è comune ancora a tutta l'area di ingegneria, che è scienza, tecnologia e materiali, ma che comincia a essere molto vicino all'ingegneria chimica, e poi ci sono i primi 3 corsi caratterizzanti
3-4 corsi caratterizzanti il corso di studio di ingegneria chimica, che sono i fenomeni di trasporto, la biologia molecolare e la microbiologia, i reattori chimici e la termodinamica. Guarderemo un po' in dettaglio subito dopo questi contenuti, perché adesso possono anche sembrare nomi nuovi. No, torniamo ancora un attimo indietro. Il terzo anno, invece, si completa con ancora alcuni insegnamenti comuni a tutta l'ingegneria, però non sono più materie di base, sono materie professionalizzanti dell'ingegnere, cioè la scienza delle costruzioni, l'elettrotecnica, le macchine a fluido, anche quattro, diciamo, caposaldi dell'ingegneria chimica, che sono soprattutto la chimica industriale e gli impianti chimici per l'industria chimica e alimentare, diciamo, oppure il controllo di processo e la sicurezza dei processi industriali. Su tutto questo, diciamo, pacchetto di insegnamenti, poi ce ne sono due ancora a scelta che ogni studente può inserire, alcuni ancora proprio dell'area chimica, ingegneria chimica, eccetera, eccetera, o sulla sostenibilità, sulla chimica sperimentale, eccetera, o altri proprio di natura completamente diversa, addirittura anche nel campo dell'etica, della sociologia, qualcosa anche di filosofia si può fare per rendere l'ingegnere anche un po' più pronto ad affrontare altre problematiche. E poi, cioè, il campo è molto ampio. Possiamo andare adesso alla slide successiva, dove... ho capito tutto, scusa, ma in pratica tutti questi corsi cosa studiano realmente? Ma io perciò mi ero preparato questa slide, lo sapevo che tu me lo chiedevi. Sostanzialmente ci sono degli argomenti che magari non è facile adesso spiegare per uno studente, diciamo, all'ultimo, al penultimo anno di scuola superiore, però, diciamo, dietro questi acronimi o questi titoli, diciamo, i fenomeni di trasporto, si nascondono problemi quasi di carattere pratico di tutti i giorni. I fenomeni di trasporto cosa sono? Sono, appunto, le fenomenologie alla base del trasporto di alcune proprietà, tipo il calore, la materia, un flusso. Vanno studiate le leggi per poter applicare, per esempio, anche in ambito alimentare, diciamo, questo tipo di conoscenze. Anche soltanto far bollire l'acqua per la pasta è un processo che richiede il trasporto del calore dalla fiamma, anzi la reazione chimica di combustione, poi la fiamma, poi il trasporto all'acqua, l'ebollizione dell'acqua e così via. E queste stesse cose che sto raccontando rientrano anche nella termodinamica. Termodinamica che cos'è? Sono le leggi che regolano la trasformazione della materia, anche la trasformazione delle fasi, liquido, solido, quando evapora, quando condensa, oppure quando c'è la reazione chimica. Cioè la reazione chimica è una trasformazione della materia. Le miscelazioni tra liquidi, insomma, tutta una serie di leggi che dobbiamo conoscere per applicarle. Per esempio, un altro insegnamento qui annotato è quello dei processi di separazione. Ma che cosa significa separazione? Ma separazione noi le facciamo sempre. Separiamo l'acqua dall'alcol, quando la chiamiamo all'inizio vino, per fare un distillato, per esempio può esserci una grappa, oppure estraiamo le molecole che ci piacciono per avere la tazzina di caffè che ci piace dai semi del caffè attraverso un processo di estrazione e così via. Dobbiamo studiare le leggi alla base di queste trasformazioni e la maniera per applicarle. Ovviamente dobbiamo studiare i reattori chimici, le leggi che le regolano, perché è vero, io ho detto prima che non è proprio così chimico l'ingegnere chimico, ma comunque si occupa anche di chimica, deve gestire la chimica, deve gestire il processo chimico, e il reattore e il cuore. E poi ci sono i due esami che prima ho chiamato cardine, insieme ad altri che qua non riesco a, per motivi di tempo, a sviscerarvi, tipo quelli del controllo e della sicurezza, sono molto importanti. I due esami cardine sono la chimica industriale, che dà una panoramica sui processi chimici diciamo più importanti, consolidati del campo appunto industriale della chimica, e gli impianti chimici alimentari, cioè le apparecchiature, i principi di funzionamento delle apparecchiature nelle quali ognuna di queste cose che ho raccontato avviene. Diciamo, credo di aver dato una panoramica, però adesso io voglio tornare da te, perché ti abbiamo presentato come il giramondo, il Canada, il Cile, e avrai visto questi impianti chimici, cioè mi potrai dire se sono diffusi, se sono davvero così importanti. Ma infatti uno, quando pensa a un reattore chimico, magari pensa a un reattore nucleare, qualcosa di complesso, sofisticato, come quello che vediamo sulla slide, sulla figura sulla sinistra, o un reattore che addirittura 3 volte, 4 volte
l'altezza un umano, ma in realtà è più semplice. Un impianto chimico, e qua vediamo, un impianto chimico è stato già sviluppato da quasi il secolo XVI, XVII, magari prima, quando si estraeva gli oli essenziali, per esempio, da fogli. Questo avveniva grazie a una evaporazione dell'acqua, che questa acqua attraversava queste foglie, che si mischiavano questo olio essenziale insieme al vapore. Questo vapore veniva condensato e dopodiché venivano separati questi due liquidi. Se pensate a questa semplice estrazione, abbiamo trasferimento di calore dalla fiamma al vapore, all'acqua che diventa vapore, estrazione solido gas sulla parte foglie vapore, e dopodiché avviene una condensazione e dopo una separazione liquido-liquido. E così. Ma quindi, scusa, ma queste persone nel XVII secolo sapevano fare tutte queste cose? Avranno studiato ingegneria chimica? Non sapevano che era un impianto chimico, però sono i cosiddetti alchimisti. Infatti, non so se hai mai letto il romanzo Il Profumo, però cioè, lì è un caso particolare che lui, per ricordarsi delle sue amanti, faceva questa situazione. Sì. Ma approfitto che siete voi qua l'audience, va bene, abbiamo spiegato un po' le immagini e il panorama ingegnere chimico, ma con tutte queste abilità dove potrei lavorare? Allora, te lo dico io, questo qua deve intervenire la professoressa Fino, perché è la nostra, diciamo, come dire, l'ambasciatrice col mondo delle aziende. Io ho detto che io e te abbiamo detto che l'ingegnere chimico è versatile, universale, però poi ci deve dire se davvero qualcuno lo assume. Allora, qualcuno lo assume? Sì, sicuramente sì. Io anch'io sono ingegnere chimico come voi e collaboro da tantissimi anni, da sempre, con aziende di diversi settori. Io qui rivedo tutti i settori processistici più importanti, collaboriamo da sempre con la Ferrero piuttosto che l'ENI, o facciamo consulenze per grandi aziende, e quindi i nostri tesisti quasi sempre lavorano con noi e poi diventano le nostre quinte colonne in queste aziende. Quindi laddove ci sia una reazione da gestire negli ambiti che trovate sicuramente in questa slide, lì possiamo esserci. Ma ci sono anche tantissime collaborazioni sicuramente profittevoli anche nei settori, diciamo, quelli per la depurazione delle acque, piuttosto che settori non propri dell'ingegneria chimica, ma tipo il settore energetico. Per cui, quando si parla del settore energia, si può addirittura estendere alla produzione di carburanti, anche quelli bio, per cui... Poi per il futuro, biocarburanti, cose così. Assolutamente. No, molto attivi, no? Ben solidi, come la cosmetica e il tessile, sono ancora sicuramente degli ambiti molto attraenti per un ingegnere chimico. Allora, però, diciamo, li assumono, ma parlo sempre con te, professor Safino, ma poi, diciamo, paghe da fame o vanno bene questi nostri ingegneri? No, le paghe non sono da fame, perché assolutamente quando hai un ingegnere che riesce a gestire una reazione, e magari in un'azienda non puoi permetterti un team di ingegneri molto variegati, essendo l'ingegneria chimica tra le ingegnerie industriali, alla fine della fiera cerchi di scegliere un ingegnere chimico, e quindi sei anche disposto a pagarlo, come vedete in questa slide, che è una slide che riporta sicuramente delle cifre importanti che sono state pubblicate sulla Repubblica di qualche giorno fa, e ti posso sicuramente confortare che è vero, è molto vero. Sì, qua io leggo che però, diciamo, l'ingegneria chimica e dei materiali è al secondo posto come salario di neoassunzione. Bellissimo, per carità, però è comunque il secondo posto, non è il primo. Attenta, non lo so, non direi proprio così. Guardati quest'altro grafico in basso a sinistra, quindi ingegneria chimica e dei materiali, ci vede, diciamo, davanti agli ingegneri gestionari, perché dopo 20 anni riusciamo ad avere un massimo di incremento di salario rispetto, diciamo, all'87 dell'ingresso. Quindi sicuramente dopo
stacchiamo proprio per quello che ti dicevo prima, specializzandoci moltissimo su quello che è la reazione, il reattore, di fatto iniziamo pure a diventare preziosi per quelle aziende che ci assumono, e poi capita addirittura anche che c'è una specie di mercato degli ingegneri al rilancio dello stipendio. Quindi partiamo secondi, poi diventiamo primi. Mi sembra quasi di vedere un diesel di cui tu sei molto esperta, come è ben noto, diciamo. E poi vedo anche qua che anche nella graduatoria degli Atenei, praticamente il Politecnico di Torino mi sembra si legge sia quarto o quinto, ma quelli davanti sono tutti Atenei privati. Quindi questa è una pubblicazione che non ci stiamo inventando, ma è venuta fuori, il 13 maggio, quindi 2 settimane fa, su Repubblica. Sì. Vabbè, io passerei... No, adesso cos'è? Ma io... Quindi è molto, molto, molto richiesta l'ingegneria chimica, addirittura ben pagato. Ma sapevate che, per esempio, addirittura a volte si trovano in un bar che producono 5 a 10 kg di scarti caffè al giorno e magari non sappiamo cosa fare? Non è vero, perché in realtà, come diceva il professor Pirrone, il caffè, ovviamente la macchinetta del caffè è un impianto chimico che si fa l'estrazione dei odori per assaporire il caffè, ma addirittura dallo scarto si può produrre di nuovo dei prodotti a valore aggiunto, per esempio il sapone, per esempio biocombustibile, per esempio bioetanolo, per esempio addirittura estrarre di nuovo estrazione antiossidanti che vengono utilizzate nell'industria farmaceutica. E addirittura qua sicuramente la professoressa Fino è esperta anche in questo, e magari questo che sto dicendo lo conferma, è proprio lo scenario dell'ingegneria chimico e la valorizzazione degli scarti anche. Beh, qui è molto bello perché lo vediamo integrato in una realtà molto attuale che vede la bioeconomia circolare come sicuramente un terreno dove l'ingegnere chimico può giocare un ruolo fondamentale, proprio per quello che dicevo prima, perché hai la valorizzazione di materia e anche una valorizzazione energetica, ma soprattutto riusciamo a recuperare un sacco di elementi, un sacco di molecole ad alto valore aggiunto, perché come la conosciamo la Terra fatta finita, ha un numero di elementi appunto finito, se li sprechiamo poi tra un po' non ne avremo più per tutte le nostre attività quotidiane. Ma aspetta, ancora un dato così per darvi il scenario delle possibilità che abbiamo come ingegneri chimici, ma sapevate che almeno in commercio ci sono almeno 10 milioni di composti chimici? E all'anno si producono tra 3.000 e 4.000 prodotti all'anno, si producono nuovi prodotti. Ma se pensiamo matematicamente, le probabilità che abbiamo di produrre nuovi elementi o prodotti, se combiniamo semplicemente 30 elementi della tabella periodica, se pensate un iPhone a tutti gli elementi della tabella periodica, considerando solo 30, è quasi un numero infinito. Quindi ancora possiamo produrre nuovi prodotti. Con l'ingegneria chimica potrai anche produrre nuovi prodotti, ovviamente dal punto di vista sostenibile. E quindi il nostro obiettivo è ovviamente prepararti al mondo produttivo di oggi, come parlavano i professori, che ovviamente con la massima remunerabilità nel panorama nazionale. Il nostro obiettivo è anche darti le basi e le conoscenze per essere sempre un attore protagonista anche nel mondo produttivo domani. E come dicevamo prima, anche l'ingegnere chimico alimentare è molto versatile, è sempre in grado di riciclarsi anche in queste contingenze medioambientali e di sostenibilità, e sarai sicuramente protagonista dello sviluppo sostenibile. E allora iscriviti e sarai parte della soluzione. Magari, però questo... Sì. Queste domande sono, queste è tutto bello, ma dopo avere la laurea triennale, secondo lei, professore? Allora, guarda, ti dico subito, le lauree triennali in Italia non sono proprio decollate. Con percentuali altissime, i studenti laureati di laurea triennale si iscrivono a un corso magistrale. Questo accade anche da noi, anche se con percentuali leggermente meno alte. Per esempio, della settimana scorsa, una richiesta di un'azienda di ingegneri chimici junior che sarebbero stati assunti anche in questa situazione così difficile che viviamo in questi giorni. Il problema è che sono
proprio i nostri studenti che non vogliono fermarsi qui, in genere lo studente prosegue. Allora, se prosegue, diciamo, l'approdo più naturale, più ovvio, più scontato è quello del corso orario di ingegneria chimica e dei processi sostenibili qui al Politecnico di Torino. Ovviamente se uno dovesse scegliere cose differenti, la nostra preparazione è una preparazione che è assolutamente adeguata anche per iscriversi ad altri corsi laurea magistrale all'interno del comparto industriale, e quindi per capirci sicuramente ingegneria dei materiali, che diciamo è il nostro corso di laurea cugino, oppure l'ingegneria energetica, ingegneria meccanica, sono tutti comparti nei quali l'ingegnere chimico alimentare può iscriversi senza quelli che si chiamano volgarmente i debiti, cioè si iscrive e basta, dovrà recuperare qualche competenza, ma all'interno del corso di laurea magistrale. Questo sia al Politecnico di Torino che altrove. Sì, allora, vi aspettiamo per un'avventura interessante. Mentre rispondiamo alle domande, magari vi facciamo vedere un video delle applicazioni della industria chimica. Qua vedete un video sulla parte alimentare, dopo vedrete tutti i processi tipici nell'industria chimica. Vediamo se ci sono delle domande. Sì, nel frattempo apriamo lo spazio per le domande. Sì. Magari forse se riusciamo a togliere l'audio, non so. Sì, io l'ho tolto, se vuoi. No, io lo sento. Ah, ok. Lo tolgo il video, no? No, lascialo, se puoi togliere l'audio, bene, altrimenti se non ci sono domande lasciamo il video. Sì. Per esempio qua vedete la produzione di bioetanolo che avviene chiaramente da una... fermentazione con delle enzime, ovviamente queste vengono a digerire volgarmente i zuccheri, li trasformano in etanolo, e questo è un'applicazione che potrete vedere chiaramente la laurea, se fate il percorso seguente, la laurea magistrale, in un orientamento biotecnologico, ma sempre dal punto di vista di ingegneria chimica, e questo è chiaramente un settore molto, molto importante nell'attualità. Penso qua c'è una domanda. Io non le vedo le domande. So, questa è interna. Dice qual è la differenza tra l'ingegnere chimico e il chimico. Beh, allora diciamo, se non riusciamo a togliere l'audio, dobbiamo per forza. Allora, diciamo, differenza tra ingegneria chimica e chimica è la domanda delle domande. In genere l'avevo anche anticipato durante la discussione. La differenza è consistente. Il chimico si occupa soltanto della chimica, sembra una banalità, ma in realtà invece è un discorso più profondo, cioè proprio della trasformazione chimica, ed è in genere, anche una volta diciamo laureato, all'interno di un laboratorio chimico. In genere fa avvenire le reazioni chimiche. Invece l'ingegnere chimico ha un interesse molto più grande, cioè quello di sfruttare le conoscenze di chimica, ma non solo, anche di fisica, di trasporto di materia, trasferimento di fasi di materia, eccetera, eccetera. Quindi l'ingegnere chimico è sul processo, al limite addirittura in cantiere, questo succede sempre più raramente, in genere è a tavolino, è un progettista, è un consulente, è uno che deve anche progettare cose nuove, è molto differente dal chimico. Tra l'altro, volendo essere anche diciamo imparziale, conosce molta meno chimica del chimico. Il chimico è specializzato in quello, l'ingegnere chimico ha dei buoni rudimenti di chimica, ma anche studia tanta fisica, tanta chimica fisica, che è una materia bridge, quella che noi chiamiamo termodinamica, e la deve trovare applicata, deve appunto, come diceva Alessandro, costruire il bridge, il ponte tra la scienza e l'applicazione pratica. Quindi questo anche per Greta, diciamo, in cosa consiste? Consiste il mestiere di ingegnere chimico, consiste nella capacità di o progettare o gestire o maneggiare processi che già diciamo sono stati sviluppati, o svilupparne nuovi. Poi comunque la sua versatilità rende anche difficile la risposta alla tua domanda, perché ingegnere chimico lavora in talmente tanti campi che per me è anche difficile adesso darti
una risposta, perché l'ingegnere chimico che lavora nel campo alimentare fa certe cose, quello che lavora in campo farmaceutico ne fa abbastanza altre, chi lavora in campo energetico dipende anche da quale settore ha sposato, perché se è quello tradizionale magari potrebbe anche fare delle cose legate all'esercizio delle macchine eccetera, ma se sta lavorando in campo energetico diciamo più moderno probabilmente si sta occupando di biocombustibili, oppure per esempio quei fondi del caffè che ha fatto vedere Alessandro, sta cercando di trasformarli in biocombustibili. Chi lavora nel campo delle acque sta cercando sostanzialmente di depurare delle acque di scarico, per esempio dei fanghi. Chi lavora, come tradizionalmente faceva l'ingegnere chimico nel campo dell'oil and gas, cioè sta in una raffineria oppure sta addirittura in una piattaforma petrolifera, che ne so, nel Mar Persico, tutto può essere. Chi fa il consulente ovviamente sta a casa o in uno studio e progetta nuovi processi o affianca aziende o piccoli imprenditori che non hanno la forza di avere un reparto di progettisti, li affianca con consulenze a volte anche molto ben pagate. Chi fa la cosmetica magari assomiglia un po' a quello che lavora nel campo farmaceutico, cioè si deve occupare di quelle che noi chiamiamo le fine chemicals, cioè delle produzioni chimiche particolari. E ovviamente ancora diverso è l'ingegnere chimico che lavora nel campo tessile, è pure un altro grande settore. Noi fino a qualche anno fa avevamo addirittura un secondo corso di laurea sull'ingegneria tessile che abbiamo chiuso, e quindi tutto il tessile è confluito in questo corso di laurea. Però è difficile, Greta, darti una definizione che sia unica. Ci sono altre domande? Non vedo nessuna. Per ulteriori domande, comunque vi lasciamo i contatti del professor Pirone, anche il mio. C'è anche il contatto della professoressa Fino, debora.fino@chiocciolapolito.it, tutti i nostri indirizzi sono con il chiocciolapolito.it, ovviamente con il login che è il nome.cognome, quindi debora.fino. Ok, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie, buon proseguimento.